140 anni portati alla grande, comandante, 140 anni di vita, 140 anni di connubio, no? Divisa cittadini. Oggi siete qui, salutati dalle autorità civili e militari, dai vostri colleghi con la divisa. Ecco, qual è il saluto che lei fa alla città? Qual è, diciamo così, il rapporto, tra virgolette, che lei fa ai cittadini? Quello che voglio dire ai cittadini proprio oggi che compiamo i 140 anni della fondazione è che ci siamo presenti, siamo al loro servizio e siamo il loro punto di riferimento sempre e comunque, anche magari in momenti delicati o di tensione per il solito problema delle multe. Però penso che il cittadino capisca, sappia che lo facciamo perché questo è il nostro mestiere. Noi questo abbiamo scelto di fare, soprattutto vogliamo farlo bene e soprattutto che il cittadino si senta tutelato e sicuro. Quali sono i punti fondamentali nell'anno appena trascorso? Ma ci siamo molto impegnati nell'attività di controllo della città di Pordenone e di Roveredo in Piano, in modo che chi avesse qualsiasi tipo di intenzione sapesse che c'erano degli uomini e delle donne in uniforme in giro a tutelare la cittadinanza. Ci siamo molto impegnati anche nell'educazione stradale e nelle scuole, proprio perché i nuovi cittadini di Pordenone e Roveredo imparino da subito le regole e poi faranno le loro scelte di vita. Il cittadino deve in qualche modo capire che il poliziotto urbano è, diciamo, l'avanguardia, è in prima linea, no? Nella lotta alla delinquenza, nel controllo del territorio, non più insomma il ghisa milanese proteso a far multe, ma bensì a difesa proprio della sua sicurezza. Sempre di più, perché ormai chi ha voglia di delinquere, qualsiasi tipo di divisa la vede come un ostacolo. Quindi anche noi, e questo penso sia stato capito anche dal nostro Parlamento che sta legiferando in questo senso, siamo davvero in prima linea e ci stiamo sempre di più preparando a far sì che i cittadini si sentano tutelati.